Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Cerco calma in attacchini, panico. Guarda. Benvenuto a una nuova puntata. Mm-hmm. Abbiamo ospite una giovane cantautrice, Tati P. Allora, prima cosa, la prima domanda che tutti ti hanno posto, sicuramente, chi già ti ha ascoltato. Prima cosa, se ti dovessi descrivere a chi ti ascolta, che non ti conosce, chi è Tati? Ma soprattutto, perché Tati P? Allora, Tati è una semplice ragazza di quasi 18 anni, che appunto, come tutti gli altri, frequenta il liceo, va a scuola, esce con gli amici e io ho una forte passione per la musica, ce l'ho sempre avuta da quando sono piccola e quindi sto cercando appunto di coltivare questa mia passione e se dovessi usare degli aggettivi per descrivermi sarebbero, penso, abbastanza ottimista, solare e... non saprei l'ultimo. Non lo so, sono, diciamo, appunto cerco sempre di vedere il positivo nelle cose, quindi cerco sempre di essere abbastanza solare, ecco, sorridente. Cioè, non mi faccio abbattere facilmente dagli altri. E soprattutto perché Tati P poi? Ah, P maiuscolo. Perché... Sì, P maiuscolo, perché... Allora, appunto, chiamandomi Francesca Pellegrini, avendo comunque un cognome importante perché c'è la nuotatrice, c'è il calciatore, volevo un po' distinguermi perché appunto se si cerca soltanto il cognome Pellegrini online escono ovviamente tutte queste figure di sport. Quindi, visto che il mio giro di amici più stretto mi chiama Tati, perché appunto ci sono diverse persone che si chiamano Francesca, e ho deciso di chiamarmi così anche in ambito artistico e ho messo la P per il mio cognome, che comunque non volevo trascurare. E a questo punto parliamo del primo singolo che ti fa conoscere al mondo artistico. Come nasce, cioè, come ti viene in mente di poi cantare questo brano che è un pochettino, alla fine comunque è abbastanza complesso nel suo genere? Allora, questo brano non è stato scritto da me, ma è stato scritto da Giorgia Brunello e appunto proprio rappresenta la società nella quale viviamo, la società di oggi. Secondo me questo brano ha un messaggio molto importante soprattutto per i ragazzi, per i miei coetanei, perché noi ci sentiamo sempre giudicati dalla società, ormai la società ha imposto degli standard molto molto alti che sembrano quasi irraggiungibili, no? Quindi ci sentiamo sempre giudicati dagli altri, non ci sentiamo all'altezza, non pensiamo che noi possiamo rispecchiare quegli standard, quindi ci sentiamo, non lo so, brutti, che non siamo appunto all'altezza. Giudicati dall'esterno, dalle altre persone, ma anche proprio dai nostri coetanei. Quindi Vipere, che è proprio il titolo del brano, rappresentano tutte quelle persone da cui noi ci sentiamo appunto giudicati, oppressi, sotto pressione, stressati, eccetera. Quindi il significato del brano è proprio questo. E appunto mi è stato possibile anche realizzare questo brano grazie alla mia accademia che è la Cuore Music Academy, tramite la sua direttrice, appunto la vocal coach Ioanna Pezzoni. Appunto, proprio grazie a lei e all'etichetta MM Line mi è stato permesso di incidere Vivere. Abbiamo visto anche un videoclip dove effettivamente sei tu da sola in questa via, ma l'importante è che c'è la differenza che in un ambiente buio hai cantato un argomento comunque che ai giovani dovrebbe essere molto interessante. Sì, allora, girare il videoclip è stato bellissimo
perché proprio i videomaker mi hanno detto, cioè, mi hanno proprio lasciato libera, mi hanno detto tu fai tutto quello che vuoi, tutto quello che ti senti per far passare il messaggio che tu vuoi al meglio, quindi io ho fatto tutto quello che mi sentivo per la testa, tutto quello che pensavo, anche mi è piaciuto moltissimo correre per la via, volendo scappare appunto come per simbolizzare appunto di scappare dalla società. E poi il posto è stato bellissimo perché appunto l'abbiamo girato a Roma, qua appunto nella mia città, e Roma comunque non è tipica di questi posti con murales. Abbiamo trovato questo posto molto molto bello e proprio rispecchia una parte diversa dalla Roma che tutti conoscono, quindi questo anche fa parte proprio del significato della canzone. E a questo punto, ma tu scrivi anche canzoni, quindi sicuramente inizierai a scrivere canzoni. È più facile scrivere testi lunghi, secondo te, in questo caso, o come quello dell'inglese, dove il testo è un po' più sintetico, può essere un po' più sintetica nella rappresentazione della canzone poi alla fine? Allora, questa è una domanda molto complicata. E io mi sono cimentata nello scrivere un annetto fa circa, ma è molto molto complicato, almeno per me. Mi trovo molto bene nel scrivere melodie, musica, ma nel testo mi trovo un po' più in difficoltà. Infatti, proprio per questo l'avevo scritto in inglese, perché appunto è più semplice, la lingua è un po' più musicale, le parole sono più semplici, fanno rima più facilmente insieme, quindi secondo me, se si è alle prime armi, è meglio provare in inglese. E comunque un testo, secondo me, è meglio essere brevi e concisi, nel senso che se si vuole trasmettere un messaggio importante, secondo me il testo non deve essere per forza lunghissimo, anche perché magari si potrebbe perdere anche il messaggio che appunto si vuole far passare, ma magari un testo un po' più breve, non troppo breve ovviamente, e proprio per espressare in maniera più sintetica il proprio pensiero, così che arrivi in maniera molto più diretta all'ascoltatore. Hai citato l'inglese, farai poi nel tempo qualche brano in inglese, cioè sdoganare un pochettino il fatto che bisogna cantare in italiano per farsi conoscere, ma utilizzare l'inglese per essere un po' più aperti a livello mondiale? Beh, sì, certo. Beh, ovviamente siamo in Italia, quindi la prima lingua deve essere l'italiano, secondo me. Però anche scrivere in inglese ormai non è una cosa scontata, perché appunto può arrivare dappertutto, perché l'inglese è la lingua più parlata al mondo. Quindi magari in Italia viene ascoltato un po' di meno, però penso che ti potrebbe aprire moltissime porte, quindi sì, poi a me piace moltissimo l'inglese, infatti faccio linguistico, mi piace veramente tanto, quindi perché no, sì. Hai cantato dal vivo, qual è le sensazioni che hai provato davanti a un pubblico che ti si apre, poi inizialmente è silenzioso, ma poi senti quell'emozione da sotto che sale e tu la recepisci, la senti, nonostante che a volte non lo vedi il pubblico, però senti quel brusio che dimostra che partecipi con la tua canzone. Qual è la sensazione provi in quel caso? Beh, è bellissimo perché proprio vedi delle persone che stanno lì sedute, comunque in piedi, comunque, che sono pronte ad ascoltare te, cioè tu hai tutta la loro attenzione e quindi sono pronte a sentire quello che tu vuoi dire, e soprattutto quando magari parte l'applauso spontaneo nel mezzo della canzone, veramente una sensazione bellissima perché ti senti apprezzarlo da loro, senti che magari quello che vuoi fare, quello che stai facendo ha un senso, cioè che non è arrivato solo a te, ma anche alle altre persone. Quindi è veramente bello. E invece le domande che quando tu scendi, che incontri la gente, ti guarda, ti sorride, ti fa i complimenti, oppure ti fa domande che neanche tu ti aspettavi, però ti rendono felice perché in fondo riesci a comprendere che quello che hai cantato è arrivato.
Beh, cioè una, come quella precedente, è una bellissima, cioè non è descrivibile, cioè è veramente bello scendere e ti fanno tutti i complimenti per quello che hai cantato, per come hai cantato, per cose che magari nemmeno tu avevi fatto, ci avevi fatto caso, ecco. Per le sfumature della tua voce, per l'interpretazione, per come l'hai interpretato. Quindi sì, mi è capitato fortunatamente ed è veramente bello sentirsi apprezzato anche dagli altri, però prima di tutto devi apprezzare tu te stesso perché se no gli altri non ti apprezzeranno mai, secondo me. Allora, noi siamo nelle Marche, a questo punto ti cito Marche Incanto 2022, ma soprattutto anche il Cantagiro. Cosa ci racconti, cosa ci dici di questi due eventi? Allora, questi due eventi, il primo, diciamo che la domanda per il primo l'avevo mandata circa un annetto fa e in Marche Incanto non ero arrivata in finale, ma perché semplicemente penso di non aver scelto, ancora non avevo cioè non avevo l'inedito e magari non avevo scelto proprio la cover più adatta a me perché ancora non avevo trovato il mio stile anche nelle cover, perché ovviamente ogni artista ha uno stile anche nelle cover e quindi avevo scelto una canzone non adatta, però comunque l'esibizione era venuta bene, quindi comunque ero soddisfatta della mia performance, diciamo, e anche dell'esperienza, perché comunque non Marche Incanto appunto è stata Ancona poi è una città molto carina e quindi ne è valsa la pena perché appunto è stata una bella esperienza, ho conosciuto persone nuove, sono andata dai giudici a chiedere cosa potevo migliorare, mi hanno fatto molte critiche costruttive che comunque ho apprezzato e penso di essermi migliorata. E poi il Cantagiro è avvenuto più o meno a ottobre. È stata veramente un'esperienza pazzesca perché ho cantato a Fiuggi in un teatro, la prima volta che cantavo al teatro ero nervosissima, però penso che la canzone sia venuta bene, era la giornata delle cover perché appunto ancora non avevo l'inedito e perché il Cantagiro aveva fatto questa edizione speciale per le cover. Io avevo portato Giudici Universali di Samuele Bersani e è sempre stata una canzone che mi è sempre piaciuta, bellissima, quindi ci tenevo proprio a portarla. L'ho portata, è andata bene, comunque il giudice mi ha detto che li ho emozionati, quindi sono stata molto contenta, ho fatto anche nuove conoscenze, quindi è sempre un'esperienza a prescindere se si vince o no. Il consiglio che ti è stato dato, che ti rendi conto che in fondo adesso ti permette di migliorare anche, non solo tecnicamente, ma anche come persona nel mondo Sì, sì. lavorativo, la musica? Certo, cioè la musica ti dice che per esempio hai moltissimi ti faranno delle critiche, quelle non costruttive ovviamente bisogna passarci su e basta, mentre quelle costruttive sono molto molto importanti perché comunque uno non è nato perfetto, cioè noi non saremo mai perfetti. Quindi la musica ti insegna proprio a prendere le critiche in maniera sportiva, a migliorare quello che gli altri ti dicono di fare e per me appunto ha funzionato perché mi hanno dato dei consigli per tecnicamente in questo caso e io penso adesso di essere migliorata da quel punto di vista, quindi è molto molto importante. E invece la tua sensazione che hai provato quando qui c'avevi il primo inedito che hai inciso e l'hai fatto ascoltare alle persone più vicine, perché il primo ascolto si fa sempre alle persone, ma la faccia che hanno fatto nello studio, ad esempio nello studio, c'avevi pronte i tecnici, il co-produttore, l'Academy, e lì l'ha ascoltato e tu hai visto quelle facce, più che le parole, le loro facce, quando hanno sentito il prodotto finale. Quale sensazione hai provato vedendo più che appunto non ascoltando tanto le parole, ma i loro visi e i loro occhi? Beh, in studio c'erano anche i miei genitori quando appunto abbiamo finito di incidere il brano, li hanno fatti
mi hanno fatto entrare ed è stato bellissimo perché mamma si è emozionata, papà era contentissimo perché non pensavano che io potessi far arrivare il messaggio della canzone, cioè sono stata contentissima perché mi hanno detto che comunque si è sentito tutto quello che io volevo esprimere, appunto hanno fatto, i visi erano indescrivibili, cioè mamma è rimasta così sulla sedia a sentire il brano e quindi sono stata contentissima anche, appunto, il mio team mi è sembrato molto molto soddisfatto e quindi sono stata contentissima. Poi ero molto onorata perché appunto il produttore con cui abbiamo lavorato comunque ha prodotto dei dischi d'oro, quindi cioè, all'inizio ero un po' in ansia perché pensavo se sbaglio, se faccio questo e se faccio quello. Invece poi hanno tutto bene, tutto liscio, quindi sono stata contentissima. E anche la mia vocal coach e Ioanna Pezzone era molto molto soddisfatta e ha sempre creduto in me, quindi sono molto grata a loro, ecco. Progetti futuri a questo punto, oltre che promuovere chiaramente il singolo, lavori futuri, momenti di live. Allora, per momenti di live quest'estate canterò qua a Roma e in 4 serate, penso, e appunto io mi voglio esibire il più possibile per guadagnare fiducia in me stessa, per acquisire padronanza del palco, perché sono una persona anche molto, molto ansiosa. All'inizio avevo paura di cantare in pubblico, però con l'esperienza e questa scuola dove sto mi ha fatto esibire moltissimo in pubblico e mi ha aiutato tantissimo perché adesso sono molto più tranquilla, molto più rilassata e perché sono anche consapevole delle capacità che ho, quindi sono appunto più calma. E come progetti futuri mi piacerebbe molto anche iscrivermi, cioè fare le provini per i talent, quindi Amici X Factor li hanno già fatti, però adesso stanno chiamando per Amici o anche altri talent o comunque in generale pormi davanti a un pubblico il più possibile, ma anche davanti a una giuria per, come detto prima, avere delle critiche costruttive per migliorarmi. Ci sono artisti a cui ti sei ispirata, comunque pensi involontariamente di aver fatto un po' tuo lo stile? Sì, mi sono ispirata molto a due icone italiane, Elisa e Giorgia, nello stile, li sentivo sempre da piccola, anche nel pop inglese, americano, come Taylor Swift, mi piacciono moltissimo i suoi testi, The Weeknd, oppure i Chase Atlantic, che sono un gruppo di, diciamo, indie rock, mi piace molto quel genere, però anche molto per i Cranberries, penso di essermi ispirata moltissimo alla tecnica vocale della cantante, quindi sono queste le ispirazioni principali. Noi intanto ti ringraziamo per essere stata ospite nostra. E a questo Grazie a punto voi. mancano due cose fondamentali: dove poter raggiungere, prendere, comprare e ascoltare il brano, e i tuoi indirizzi principali e i saluti finali. Allora, potete trovare Vivere su tutti i digital store, quindi su Spotify, su Amazon Music, eccetera, anche su YouTube con anche il videoclip. E mi potete trovare su Instagram con tati.p con 5y e su Facebook come Francesca Pellegrini. Poi ovviamente mi invito a vedere il videoclip perché è molto bello secondo me, non solo perché l'ho fatto io. Cioè non è che lo dico perché è mio, ma comunque è molto molto bello, sono molto soddisfatta. E appunto penso di aver detto tutto. Saluti. Ciao a tutti, grazie di aver ascoltato l'intervista.
e spero che il mio primo inedito Vivere vi piaccia, andate ad ascoltare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Cerco calma in attacchi di panico, guardo al